L'ordine del giorno con oggetto interventi di Regione Lombardia nel prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico descrive praticamente quanto già la legge numero 8 vigente 2013 detta, chiede, ogni 3 anni deve essere fatta una relazione che purtroppo oggi è solo ancora pubblica, quella del 2018 per l'operato del 17. Quindi non si capisce perché c'è tutto questo ritardo, perché c'è 19, 20, 21 e anche il 22, visto che c'è l'operato del 21. Quindi, visto che vi racconto questo, gli operatori che prima erano dedicati nei SERD e non solo per rispondere alle esigenze dei cittadini che purtroppo cadono nel disturbo al gioco d'azzardo DGA, purtroppo gli operatori che anche erano a disposizione dei call center, comunque facevano servizio telefonico, non sono più destinati a quello o unicamente a quello, e quindi c'è un calo della risposta che Regione dà per questo tipo di problema e per questo tipo di persone che purtroppo cadono in questo vizio. Quindi l'impegno dell'ordine del giorno non è né altro che aver valorizzato quanto la Daniela Capitalucci, una psicologa molto competente, dipendente anche di Regione, che mi ha ampiamente spiegato quanto oggi Regione non fa, perché ha destinato il personale sanitario per l'emergenza Covid. Rimane il fatto che, al di là dell'aspetto amministrativo che vi dicevo prima, che non si capisce perché ci sono quasi 4 anni di ritardo per una relazione che Regione stessa si è impegnata a fare, rimane il fatto, come dicevo, che oggi la necessità principale per rispondere quantomeno in prima battuta alle persone che hanno questo tipo di problema è come minimo il personale, quindi la formazione, e ridare appunto quanto serve all'aumento di richieste, perché sappiamo tutti che per la pandemia il gioco d'azzardo, purtroppo, per chi ha il vizio, perché è chiaro che non è da demonizzare come l'alcol, il fumo e molte altre cose su cui dove lo Stato un po' ci gioca su, permettetemi, però rimane il fatto che oggi c'è questa fotografia, quindi Regione dovrebbe avere questo come minimo riguardo.